50 cuccioli di razza stipati all'interno di un'auto e trasportati illegalmente, questo quanto scoperto dalla polizia stradale di Battifolle, che ovviamente ha sequestrato i cuccioli e denunciato un uomo. L'auto, una Mazda grigia, è stata fermata questa mattina nei pressi del casello autostradale. All'interno i poliziotti hanno trovato una cinquantina di cuccioli di razza, dal maltese Barboncini, dai Carlini, sino ai bulldog francesi e maltesi. Insomma, tutti esemplari di razze particolarmente pregiate che avrebbero potuto fruttare centinaia di migliaia di euro. Sono 53 dalla Slovenia, chiaramente ormai è tutto il mondo è questo, e tantissimi bulldog, e sono veramente in condizioni precarie. I cagnolini, tutti di circa 2 mesi, erano stipati all'interno di gabbie in condizioni precarie, senza acqua, cibo, in spazi limitati ed ammassati l'uno sull'altro. Ovviamente non avevano né microchip né documentazione. Li stiamo dissetando, li stiamo dando da bere per reidratarli, perché le temperature in questi giorni sono folli, anche alle 8 di mattina sono già alte. I cuccioli, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati affidati all'EMPA. L'appello c'è solamente a residenti, chiaramente, di Arezzo e provincia, e del Valdarno in questo caso, però ecco, persone che consapevoli di prendere un affido temporaneo. L'uomo, un 43enne italiano, è stato denunciato per trasporto di animali da compagnia per trarne profitto dopo averli illegalmente introdotti nel territorio italiano. Quando le persone vanno nei negozi o in allevamenti fasulli o poco seri e prenotano questi cuccioli, è bene che sappiano quanto dolore, quanta sofferenza, quanta cattiveria c'è.